Ciao, benvenuta e benvenuto nel mio canale YouTube. Questo è il secondo video che ho creato per te per attivare la circolazione delle tue gambe, ma allo stesso tempo anche per tonificare, creando proprio una fusione tra quello che è lo yoga e il Pilates. Di che cosa hai bisogno in questo video? Semplicemente del tuo tappetino e della cinghia per andare a creare degli allungamenti finali che sono stati già fatti. Nel primo video che poi ti metterò alla fine con il link in sovraimpressione. Per cui andiamo a tienilo a portata di mano, quindi vicino a te, andiamo a metterci al centro del nostro tappetino. Ti siedi bene sui tuoi ischi, abbraccia le ginocchia e ti allunghi per iniziare verso l'alto. Allontana le spalle dalle tue orecchie, il mento verso lo sterno. Facciamo qualche attimo di respiro in questa posizione, allungando la colonna verso l'alto. I piedi sono chiusi, anche le tue ginocchia. Non forzare questa posizione, cerca di rimanere sempre nella comodità. Attenzione al mento, rilassa la fronte, rilassa gli occhi. Facciamo questi respiri un po' più profondi, quindi fai entrare l'aria dal naso. Espandi l'aria fin giù all'addome, poi svuota l'addome. L'aria attraversa tutta la tua colonna e va su verso l'alto. Immagina che l'aria esce proprio dalla tua testa. Quindi immagina, visualizza quest'unica linea tra la testa e il coccige. Quando inspiri, l'aria dal naso, l'aria attraversa tutta la tua colonna, va giù fino al coccige, fin giù alla terra, e poi quando espiri di nuovo l'aria sale su, va verso l'alto e espira, va su, 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 fino alla tua testa. Rilassa le spalle, ancora inspira, l'aria va giù fino al tuo coccige, scende giù ed espira e va proprio a liberare tutte le tensioni all'interno della tua colonna, creando quest'unica linea bella dritta tra la testa e il coccige. Con il tuo tempo fai ancora questa respirazione, allungandoti sempre di più, ma sento che la schiena è sempre più lunga, sempre più libera da ogni tensione. E poi fai una bella inspirazione, rilassa le spalle. E lasciati cadere lateralmente, quindi leggermente, andiamo a prendere una posizione laterale al tuo tappetino. Diciamo così, la posizione è laterale, sei appoggiata bene sul tuo avambraccio, quindi devi stare in una posizione comoda, le gambe sono ben allineate, quindi belle dritte, e la posizione al tuo bacino è neutra, cosa vuol dire? È centrale, quindi non è né troppo indietro, ok, in questa posizione, e neanche il bacino sbilanciato in avanti, è esattamente al centro nel tuo corpo, ok? I piedi sono a martello da questa posizione, puoi avere la mano al fianco, la mano lungo il corpo, va benissimo lo stesso, quindi guardiamo sempre in avanti per mantenere quella bella linea dritta che abbiamo creato durante la visualizzazione. Fai una bella ispirazione, porta sulla gamba con il piede a martello, spingi sempre il tallone verso l'esterno, quindi verso davanti, e inspira. Vieni con la gamba in avanti, non sbilanciare il bacino e due, il bacino rimane sempre al centro, quindi l'allungamento è piccolo, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. In questa posizione puoi appoggiare il piede all'altro piede tranquillamente, riposare, fare uno o due respiri e poi portare la gamba in su. 1, 2, il piede è sempre a martello, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, rilassa, fai due respiri qui per recuperare il movimento. Adesso inspira, allunga la gamba col piede a martello, spingi poi la punta e torni indietro. Di nuovo, vai avanti con la gamba, piede a martello, metti poi il tuo piede in punta e torni indietro. 2 e 3
4 e 5, 6, 7 e 8. Ritorna al centro. Adesso la gamba sopra viene su, quindi puoi prenderla anche a ferrara con la tua caviglia. Ti posizioni sempre in modo centrale, piede a martello. Fai dei piccoli movimenti in su con la gamba sotto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Piccolini in su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Scendi. Adesso andiamo a posizionarci dall'altra parte, quindi ti pieghi al centro del tuo tappetino, puoi ruotare tranquillamente, riportare le gambe dall'altra parte, ti metti qui al centro, ritrova la tua posizione neutra, bacino al centro, ben sistemata sul tuo avambraccio. L'avambraccio ti fa proprio da leva, ok? Quindi ho le mani a fianco o in avanti. Una bella ispirazione, piede a martello, gamba avanti, 1, 2, 3, 4, guardiamo avanti, 5, 6, 7 e 8. Puoi andare avanti oppure recuperare uno o due respiri con la gamba in su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso parti con il piede a martello e poi in avanti il piede ritorna in punta, quindi 1, 2 e 3, 4, 5, 6 e 7 e un'ultima volta e 8. Fai 1, 2 respiri qui e piega adesso la gamba avanti. Puoi afferrarla anche per la caviglia, ok, con una mano. E piedi a martello sotto, prima allunghi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 su piccolini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ti fermi al centro, appoggi la gamba di nuovo come prima, piega le ginocchia, ti riporti al centro del tuo tappetino. Allunga, quindi sistema di nuovo la colonna verso l'alto, abbraccia le ginocchia. Riportandoti nuovamente al centro del tappetino, attiva il tuo addome, allunga le braccia in avanti, chiudi le ginocchia, chiudi i tuoi piedi e una bella ispirazione, vai a snocciolare piano piano la tua colonna al tappetino, un pezzettino alla volta. Appoggia la testa, diamo un attimo il tempo al corpo di assestarsi in questa nuova posizione. Abbraccia tutte e due le ginocchia, rilassa le spalle, rilassa il mento. Adesso appoggia una pianta del piede a terra, afferra un ginocchio, rilassa le spalle. E porta prima un ginocchio verso la tua ascella. Il piede è leggermente rilassato. Adesso porta il piede a martello, vai a afferrare il tuo piede con una mano e lo porti verso l'alto. Puoi tenere la gamba piegata qui, sempre con il ginocchio che va verso l'ascella. La schiena è completamente appoggiata a terra. Oppure puoi provare a portare un po' il tallone verso l'alto, senza esagerare. Rilassa, mento allo sterno. Rilassa le spalle, un'altra bella inspirazione. Piega una gamba. E riporta la pianta del piede a terra, andiamo a lavorare dall'altra parte, quindi afferra prima il ginocchio, lo porti al petto, il piede in punta, poi il ginocchio lo spingi verso l'ascella, quindi leggera apertura. Andiamo a stimolare le varie ghiandole che vanno a favorire un ristagno dei liquidi, per cui in questo modo le stimoliamo
per eliminare il liquido in eccesso. Adesso afferra il tuo piede, porta leggermente la gamba verso l'alto e rimani in questa posizione, ginocchio leggermente piegato, sempre che tende verso l'ascella. Rilassa le spalle, rilassa il mento. E lascia andare, appoggia la pianta del piede a terra, allunga le braccia e allunga le tue gambe. Due belle respirazioni qui. Adesso afferra la tua cinghia, la dividi sempre a metà. Piega e appoggia la pianta del piede a terra. Metti la cinghia sotto il piede. Rilassa le spalle, spingi un po' una gamba verso di te. La schiena è completamente appoggiata al tappetino, il mento verso lo sterno. Fai tre belle respirazioni qui. Rilassa, togli la cinghia, appoggia la pianta del piede e cambia. Piede a martello, rilassa le spalle, spingi sempre il tuo tallone verso l'alto e la gamba verso il petto. Riporta l'altra gamba su e le spingi tutte e due verso il petto, rilassa il mento. Adesso incrocia proprio la tua cinghia. Quindi fai una leggera chiusura, leggera, mi raccomando, e oscilla con tutte e due le gambe, destra e sinistra. Puoi scivolare ancora un po' di più, non sbilanciare troppo il bacino. 1, 2, 3, 4, 5, talloni verso l'alto, 6, 7 e 8. Rilassa la cinghia. Apri le gambe, lascia scivolare la cinghia giù, piega le ginocchia, ti liberi della cinghia, appoggia la pianta dei piedi a terra e allunga di nuovo braccia gambe. Un'altra lunga respirazione e riporta la pianta dei piedi a terra. Rilassa le spalle, porta una caviglia su un ginocchio, piede a martello. Rilassa le spalle, rilassa il mento, metti le mani sotto il ginocchio, entrambi i piedi sono a martello e spingi il tuo ginocchio verso il petto. Rilassa il mento. Rilassa le spalle. Se senti della tensione temporanea, poi più pratichi questa posizione, più in realtà la tensione si lascia andare. Un'altra bella ispirazione, poi sciogli le mani da dietro al ginocchio, appoggia la pianta dei piedi e cambia. Porta una caviglia su, entrambi i piedi a martello, le mani dietro al ginocchio, rilassa le spalle, di nuovo spingi il ginocchio verso il petto. Entrambi i piedi sono a martello, le spalle rilassate, il mento allo sterno. Tre respirazioni un po' più lunghe, un po' più profonde.
Rilassa, sciogli le mani da dietro le ginocchia, appoggia tutte e due le piante dei piedi a terra, rilassa le spalle. Poi se vuoi piega una gamba, piega l'altra, rimani qui qualche istante con le spalle rilassate, puoi dondolarti un po' a destra e un po' a sinistra in questa posizione. Lascia cadere le ginocchia lateralmente, anche tu piano piano. Ritorni in una posizione laterale e poi lentamente vai a sederti in una posizione comoda a gambe incrociate, con la schiena bella dritta. Prima di chiudere la tua pratica, fai sempre un bel respiro profondo, rilassando le spalle. E grazie, grazie per aver seguito questo secondo video sulle gambe leggere, quindi gambe più per riattivare circolazione e allo stesso tempo anche tonificazione. Puoi sviluppare la tua pratica seguendo prima un video poi l'altro, oppure se hai del tempo a disposizione puoi metterli tutti e due insieme, va benissimo. E ricordati sempre di ascoltare il tuo corpo e quelle che sono le esigenze poi del momento. Fa caldo, quindi una pratica un po' più lenta che ti permette di lasciare andare un po' tutto questo caldo, quindi di raffreddare anche il corpo in questo momento è necessaria. Come dicevo, se sei al mare o sei in montagna, approfitta delle tue vacanze, magari per camminare nell'acqua. L'acqua stimola tantissimo la circolazione, soprattutto quella salata. Se sei in montagna, fai delle belle passeggiate e ossigena bene il tuo corpo all'interno di un posto favoloso come quello naturale. Puoi iscriverti al mio canale YouTube se il video ti è piaciuto e lasciarmi un like. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.